Eccoci nel nostro studio di Comune alla Ribalta, stiamo conoscendo il carnevale di Borgo Tossignano. Dopo aver gustato un piatto di polenta, ora andiamo a conoscere la sagra dei maccheroni di Borgo con Luciano Dazzani, presidente del Comitato Sagra dei Maccheroni. Intemallofente on a Tusnia, quanche mancheva poco, l'ultima detta Carnuel, uiera l'usanza e balete, palas barunel. Un tournò de bor, mentre che valeva una manfrena, senza avrei e pistè un pè una ballerina. L'ere Tusnia. E poi ti posso te presgare subì i cappelli su di face, mandando ai dubbi dei borghi improperi e tanti uffes. Tu che te propri argogli burghigè in furia e savie della sua invetta, e in tanti nevasò i prumità una gran vendetta. I pinsè, se lui fa la pulenta per tradizione, noi ferrabbia accusando in piazza di bon macaron. Luciano Dazzani del Comitato Sagra dei Maccheroni, da quanti anni a Tossignano, a Borgo Tossignano, carnevale vuol dire maccheroni? Dal 1901, in contrapposizione alla Sagra della Polenta, che è molto più vecchia del 1622 se non sbaglio, a causa di un litigio fra Borgo e Tossignano è nata, ma siamo nati in contrapposizione e siamo stati in guerra fino a poco tempo fa. Adesso è allegria perché si collabora, si va via assieme, si fa tutta un'altra. È giusto che sia così. Come è organizzato il lavoro dei volontari che cuociono i maccheroni? Il volontario è una cosa seria, nel senso che noi siamo una quarantina o 50 persone oggi, però durante l'anno, purtroppo, anche perché c'è gente che lavora, però questo dura tutto l'anno, la cerca della legna per quest'altro anno, la cerca delle offerte, la cerca dello sponsor. Le varie iniziative che facciamo durante l'anno, perché oltre a questo noi siamo una società di maccheroni di beneficenza e ci teniamo a ripeterlo. E visto che i borghigiani, noi con le ricerche che facciamo, con la raccolta di soldi, non andiamo male, lo dobbiamo dire, e non solo con i borghigiani ma anche le banche, qualcheduno che andiamo a cercare. Noi facciamo, oltre alla nostra sagra che cade nell'ultimo giorno di carnevale, quindi è variabile da febbraio a marzo, facciamo tutti gli anni i fini scolastici, le feste di fine scuola, dall'asilo nido alla scuola materna, medie elementari e ricovero di Tossignano. E questo lo facciamo gratuito, ma gratuito in tutto e per tutto, cioè con sia la manodopera, sia il ragù, il maccheroni, il tutto. Che questo poi loro si fanno pagare, ci fanno una quota e va a beneficio della scuola, del ricovero di chi facciamo. E questo lo riteniamo giusto perché il genitore che ci dà un'offerta per la sagra di maccheroni, poi se lo ritrova dal bimbo che va a scuola all'anziano che è al ricovero. Quindi riteniamo di fare una bellissima cosa. Ci sono dei giovani che si impegnano a fare il lavoro dei cuochi? Ci sono dei giovani. Si impegnano abbastanza tanto per questo giorno qui, è da capire perché vanno a scuola e vanno a lavorare. Comunque poi c'è il giovane del Pony Express che portano a casa le ciotoline agli anziani di oltre 75 anni. Quindi è una bella iniziativa, no, siamo contenti. Che cos'è lo scambio che vedremo oggi pomeriggio? Lo scambio è uno scambio di piatti, perché lo scambio vero e proprio di polenta e maccheroni l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già portato, l'abbiamo già assaggiato, noi la polenta e loro i maccheroni. Oggi è uno scambio simbolico dei piatti che facciamo di ceramica, i nostri piatti decorati, è loro uguale, noi ci diamo il nostro e loro ci danno il suo. Poi uno scambio cordiale di amicizia. Infatti, a ricordo della giornata ci sono i piatti della ceramica di Imola, o sbaglio? Grazie. Sono i piatti della ceramica di Imola, che lo facciamo mi sembra dagli anni 50, adesso non vorrei sbagliare, anno più, anno meno, sempre, e questo lo vendiamo come ricordo, non ne facciamo una grossa partita perché costano una certa cifra. E quindi ne facciamo quanti, poi dopo se qualcuno lo vuole le rifacciamo una riedizione. Che quanta quantità di maccheroni preparate quest'oggi? Noi normalmente il giorno dei maccheroni cuociamo sui 7 quintali di maccheroni, tre divisi in due tranche, il 3 e mezzo dalle 11 all'1 che è la cottura dei borghigiani e 3 e mezzo il pomeriggio per la cottura dei convenuti, diciamo della festa. Di quelli che vengono da altre parti. Tradizione ma anche un aiuto della modernità. Che cosa abbiamo alle nostre spalle?
Allora, abbiamo messo un computer con un programma che serve per la gestione dei tempi di cottura. Praticamente è un programma che è organizzato con 7 timer, perché i paioli in cottura sono 7, indipendenti uno dall'altro, e basta premere il numero del paiolo quando viene caricato e il numero del paiolo quando viene scaricato. Lui fa evidenzia i tempi in modo che davanti sia sempre la situazione, il grafico dei livelli di cottura nei vari paioli, in modo che sia una panoramica completa e utile sia per individuare i tempi quando è da cavare il paiolo, diciamo, ma sia anche per chi è lì, per l'osservatore che vuol vedere com'è la panoramica, per vedere se ha 5 minuti di tempo per fare un altro lavoro, va lì, dà un'occhiata, vede che ci sono i paioli da cavare sì o no e di conseguenza prende le sue decisioni. Insomma, è un aiuto abbastanza, che è nato quasi per gioco, però dopo si è dimostrato abbastanza valido. Ecco. Tempo di cottura ideale? Noi l'abbiamo impostato, diciamo, sui 19 minuti, che sembra tanto, però in realtà magari il paiolo non bolle sempre bene tutto il periodo del tempo, di conseguenza abbiamo visto che grosso modo va bene così. Stefania Galeotti, a Borgo Tossignano carnevale vuol dire anche animazione, lo stiamo sentendo. Sì, vuol dire anche animazione. Il nostro carnevale quest'anno è sul circo, si chiama Circo Ganzo, e tutto ciò che vedrete sarà proprio legato al circo, dagli animali veri agli animali in carta colla preparati in questi mesi prima di questo evento. Animazione di tutti i tipi, non solo musicale, non solo costumi, ma proprio di tutti i tipi. Di tutti i tipi, difatti abbiamo Davide Dal Fiume alle 15 qualcosa sul palco centrale, che farà una, diciamo, una presentazione un po' comica di personaggi legati al circo. E vedo tanti bambini mascherati, quindi comunque la voglia di mettersi in gioco anche da parte loro c'è. Sì, anche perché tutto ciò viene fatto con dei progetti all'interno delle scuole, e quindi questo comporta comunque la risposta. Quindi anche comporta lavorarci poi tutto l'anno. Sì, esatto. Come volontari siete ad organizzare la manifestazione, ad organizzare l'animazione? Noi siamo i volontari della Proloco e per questo evento facciamo questa, ci organizziamo per questa cosa qua, ma siamo un parecchi, diciamo. Ricordo anche un carnevale con dei carri, se non sbaglio. Sì, ricordi molto bene. Fino a 3 anni fa, insomma, diciamo, col dispiacere di tutti, ma per le norme dopo, diciamo, di sicurezza sono stati tolti, e adesso facciamo queste cose qua, questi quadri, diciamo, legati comunque a un tema. I carri abbiamo avuto degli anni veramente favolosi, facevamo dei carri altissimi, però sì, dopo sono state più cose che hanno portato a chiudere, diciamo, con questa modalità di fare carnevale. Ma Borgo Tossignano non è soltanto carnevale, ci sono ancora moltissime cose da scoprire durante tutto il resto dell'anno. Vediamole insieme a Fabio Monti, presidente dell'associazione turistica Proloco di Borgo Tossignano, e Paolo Vai, organizzatore della sagra di San Bartolomeo che si tiene ad agosto. Borgo Tossignano non è però solamente il carnevale. Fabio Monti, presidente della Proloco di Borgo Tossignano, qual è il calendario di appuntamenti che anima il comune tutto l'anno? Sì, allora, ovviamente il primo appuntamento che abbiamo nell'anno è, come si diceva, il carnevale, al quale noi collaboriamo assieme alle sagre pluricentenarie dei Maccheroni e della Polenta, curando la parte dell'animazione. A luglio ci saranno le Olimpiadi Borghigiane, anche questa è una manifestazione nuova perché l'abbiamo introdotta, questa sarà la terza edizione, l'abbiamo introdotta proprio noi come direttivo, io e i miei consiglieri, appunto da quando ci siamo insediati. Olimpiadi Borghigiane, appunto, che raggruppano varie discipline, alcune insomma agonistiche, altre meno, con lo spirito comunque di stare assieme, trovarsi senza il dover prevalere per forza sugli altri. E a conclusione c'è la Notte Magica. Notte Magica che appunto parte dalle prime sere, dalla prima serata, con solitamente un gruppo di danzerini o musiche tradizionali. E proseguirà con l'orchestra di liscio e poi si andrà avanti fino al mattino con vari gruppi, diciamo, un po' più per giovani, un po' più movimentati, e si andrà avanti fino al mattino
con la musica di un DJ, quindi con musica da ballo, e ovviamente durante tutta la serata funzioneranno gli stand gastronomici curati direttamente da noi della Proloco, quindi questa, ci tengo a sottolineare, è una manifestazione che organizziamo noi interamente. Lo dico con orgoglio, perché riuscire a curare le varie parti di una serata anche così complicata, tra virgolette, che ha molte sfaccettature, è motivo di orgoglio per noi. Dicevo, si arriverà alla mattina, dove verrà offerta la colazione in piazza a tutti i presenti. Quindi questa, come dicevo, è già la terza edizione, le precedenti due ci hanno dato molte molte soddisfazioni. Passiamo a settembre, dove organizziamo la giornata di Puliamo il Mondo. Sono queste giornate promosse da Lega Ambiente e anche noi come Proloco abbiamo deciso di aderirvi, e anche con lo spirito di una Proloco che dovrebbe essere attenta sì alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, della cultura, eccetera, ma anche del sociale, quindi con questo scopo di aiutare gli altri e comunque il nostro territorio. Passeremo poi a novembre, dove l'11 ci sarà la tradizionale festa di San Martino, con le caldarroste, il vin brulè, questa è una tradizione anche questa molto sentita in Romagna, e quindi abbiamo con orgoglio, diciamo, la portiamo avanti, perché mentre, come abbiamo visto, facciamo anche cose rivolte ai giovani, questa è una bella manifestazione che viene realizzata anche per chi ha già qualche capello bianco e quindi si ritrova appunto con per questa occasione. Poi chiudiamo l'anno con le iniziative legate alle buone feste. Dal 6 fino a per tutto il periodo delle feste, fino, diciamo, all'Epifania, sarà possibile vedere un borgo di presepi, ovvero sono vari presepi, un percorso all'interno del paese con vari punti dove saranno allestiti numerosi presepi. Quest'anno, ad esempio, abbiamo superato i 50 punti riconoscibili, più ce n'era qualcuno, diciamo, ufficioso, tra virgolette, con una giornata dove verranno, appunto, c'era la possibilità di fare una visita guidata, quindi di essere seguiti da gente che spiegheranno un po' il proprio presepe, eccetera, e con una ficcattolata nel pomeriggio e i canti natalizi. Riproporremo sicuramente il pranzo solidale, solitamente si fa alla domenica precedente il giorno di Natale, dove le persone sole del paese verranno invitate a pranzo per scambiarci gli auguri, quindi un segno che vogliamo dare appunto come Proloco alle persone che non hanno la fortuna, insomma, di passare il Natale in famiglia, eccetera. Ovviamente verranno distribuiti pacchi augurali agli anziani, quindi agli ultra ottantenni del paese verrà distribuito un pacco augurale, e il 6 di gennaio, quindi per completare questo corollario di iniziative, anzi il 6, mi correggo, il 5 di gennaio, quindi la sera del 5 gennaio, c'è Arriva la Befana nella palestra comunale di Borgo Tossignano. Consegniamo la Befana consegna le calze a tutti i bambini presenti, convenuti. Com'è da giovane occuparsi di una Proloco? È impegnativo, sicuramente impegnativo. Diciamo, oltre a io, a me che sono il presidente, c'è un direttivo comunque di persone giovani, o comunque erano inesperte alla prima esperienza all'interno di una Proloco, quindi chiaramente con la
diciamo, le difficoltà di chi si avvicina a questa realtà da altri settori, quindi non avendo proprio la... non masticando di quello che vuol dire, vuol essere una gestione di una proloquo, di un'associazione. Però questo è stato anche un punto di forza, se vogliamo. Quindi l'aver portato delle idee nuove, innovative, all'interno di una proloquo, senza alcun tipo di costrizione, cioè quindi con la mente libera, se vogliamo, quindi con la volontà di dare il proprio contributo, seppur modesto, comunque la volontà di portare qualcosa per il proprio paese. Altro appuntamento fondamentale per Borgo Tossignano è la festa del patrono, San Bartolomeo. Paolo Vai, organizzatore della Sagra di San Bartolomeo, giunta alla sua 26esima edizione quest'anno. Quest'anno sarà del 2012. Questa festa è un po' la riscoperta in chiave moderna dell'antica fiera che si svolgeva a Borgo negli anni prima della guerra e subito gli anni dopo. 25 anni fa un gruppo di giovani, volendo riscoprire la vecchia fiera, pensarono di organizzare appunto questa sagra. Negli anni è cresciuta notevolmente grazie all'impegno di tanti volontari che collaborano, sacrificano tante ore del loro tempo libero per poter realizzare al meglio questa sagra. Tutti gli anni vengono fatti delle scenografie nuove per vivacizzare e rendere interessante la festa. Quando partimmo 25 anni fa nessuno avrebbe scommesso che fossimo arrivati così lontano, ma è stato grazie al contributo appunto di tanti volontari che abbiamo raggiunto questo traguardo. Quest'anno, cioè la festa dopo l'Italia, la festa del 2011 ha richiamato a Borgo tantissima gente, tanti ex borghigiani che si danno appuntamento appunto quella sera per trascorrere in amicizia e in allegria alcune ore nel loro paese natale. Il fiume è stato arricchito in questi ultimi anni da delle fontane che, detta da tanti visitatori, sono stupende, bellissime, che invito tutti anzi a venire il 24 di agosto a vederle, che sono veramente belle. Si è partiti con uno zampillo solo, inizialmente quest'anno erano 115 e coprivano un bacino di 4.000 metri quadrati d'acqua. E la colonna principale era formata da 120 metri di zampilli. Questo la cosa che caratterizza la sagra. Poi abbiamo gli stand gastronomici, abbiamo un mercatino dell'usato, abbiamo complessi ben che scorazzano per il paese. Tutti gli anni noi cerchiamo di ricordare un po' le vecchie tradizioni del paese, i vecchi mestieri, come eravamo, i vecchi negozi che c'erano, che purtroppo stanno scomparendo. Tutti gli anni si chiudono delle serrande nel paese. Invito tutti a venire il 24 di agosto per trascorrere una piacevole serata in compagnia. Ma anche Tossignano non è solamente un carnevale, tutti gli altri appuntamenti li scopriamo dopo la pausa pubblicitaria. Rimanete con noi.